siamo qui stamattina all'Università di Camerino, dove è in atto la seconda fase della ricerca sull'adenoma sul cancro del pancreas, sostanzialmente trattato con cannabis, melatonina e ossigeno ozonoterapia. La ricerca è dedicata a Claudio e Michele, come ben sapete, per la raccolta fondi portata avanti fino ad oggi, anche grazie a tutti quanti voi. Quindi stiamo aspettando i risultati della seconda fase, perché a breve, fra oggi e domani, saranno inoculati tutti i vetrini con il trattamento previsto. Seguite il servizio. Ci troviamo all'Università di Camerino, dove abbiamo iniziato questa sperimentazione su adenocarcinoma del pancreas, melatonina, cannabis terapeutico, ossigeno ozonoterapia. Questa ricerca è dedicata a Claudio e Michele, e grazie ai nostri sostenitori e ai nostri soci che hanno reso possibile tutto ciò. Ci troviamo oggi qui io e il dottor Andrea Frassinetti, responsabile dell'Emilia Romagna per la Morollus, e speriamo presto di darvi delle buone notizie su questa sperimentazione. Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Frassinetti, come diceva giustamente la collega, sono responsabile per Emilia Romagna della Morollus e sto collaborando con la dottoressa Luongo appunto a questa sperimentazione.